notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Questa domenica 11 di settembre, intanto io do il benvenuto a Simone Gelato, il presidente del Balloon. Ciao Simone. Ciao, grazie a tutti. Ciao, benvenuto su Radio GRP. Allora, che cosa succede? C'è un bel appuntamento domenica 11 settembre. Ci racconti quello che succederà al Gran Balloon? Ma diciamo che c'è il classico Gran Balloon, ritorna dopo diciamo, la parte estiva. Sì. Come al solito ormai troverete, penso, diverse decine di migliaia di persone a passeggiare per le vie di Borgodora, dove troverete centinaia di operatori un po' di tutti i generi che riguardano l'antiquariato, il vintage, il collezionismo, quindi veramente un po' di tutto. Beh, un evento quindi che piace ai torinesi tantissimo, perché il Gran Balloon è un'istituzione, però è qualcosa che attira comunque anche tante persone che arrivano da fuori. Assolutamente sì, e direi anzi negli ultimi anni sempre più persone arrivano anche da fuori, ma proprio anche turisti, sì, del Nord Europa, americani, cinesi, russi. Ormai c'è veramente un po' di tutto, è diventato veramente un polo abbastanza internazionale, e anche gli operatori stessi, ormai abbiamo anche diversi operatori che arrivano da varie parti d'Europa, quindi anche loro portano le loro cose particolari, no? Quindi c'è veramente un bel melting pot di compratori, curiosi, visitatori, venditori, è una bella giornata. Esatto, e tra l'altro quindi non solo se siete alla ricerca di qualche pezzo di arredamento particolare, unico, di qualche oggetto molto ricercato, di quelli che proprio quando vi trovate davanti questi oggetti dite eccolo, è lui, me lo porto a casa. Qui c'è proprio si fa veramente un giro in un luogo storico della nostra città. Assolutamente sì, quindi oltre, come dire, appunto, cercare qualcosa di particolare o molto ricercato, è anche proprio una bella giornata, ormai tantissime famiglie e amici vengono a spassare proprio una giornata a passeggio per le vie del Blu, magari con il pranzo, l'aperitivo, esatto, la cena, la colazione, la merenda, quindi c'è, come dire, c'è un po' di tutto, una bella giornata per grandi e piccini. Ci sono articoli di ogni genere, sì, appunto, chi vuole cercare qualcosa per la casa, abbigliamento, vecchi giocattoli, vinili, memorabilia delle più strampalate che poi possono venire in mente e non. Quindi okay, c'è veramente qualunque cosa, quello che state cercando non sapete dove trovarlo, molto probabilmente al Gran Balloon c'è. E poi Simone, si respira veramente un'atmosfera pazzesca, cioè sembra di stare, non lo so, in un luogo proprio, il paese dei balocchi. Assolutamente sì, e diciamo che ormai è un po' quell'atmosfera che è un misto tra un vecchio borgo cittadino di una, esatto, volta, ma mischiato ormai anche un po', come dire, un po' una Camden Town moderna e poliglotta, quindi c'è un po' il sacro e il profano, il vecchio e il nuovo, vero, c'è un po' di giovani, anziani, bambini, c'è un po' di tutto. Allora, questa domenica 11 settembre, orario 7:19, ovviamente Gran Balloon di Porta Palazzo, e tutte le info le trovate poi sul sito balloon.it. Assolutamente sì, anche sulla nostra pagina Facebook, okay, Balloon Torino, okay, c'è di tutto. Grazie, ti ringrazio Simone, ci vediamo al Balloon. Simone Gelato, grazie, presidente del Balloon su Radio GRP, grazie, a presto. Grazie, buona serata. GRP.